spiaggia di fiume al sole, spiaggia d'occasione. Chi pensa al mare blu, da me sospira. Se guardo l'acqua chiare sotto il soleone, torna la gioventù e sogna il cuore. Spiaggia di fiume al sole, spiaggia d'occasione. Nacque il mio primo amore sotto il tuo cielo, e l'acqua passa e va, ma questo cuore mai più ti scorderà, mai più, spiaggia di fiume. Caldo, sete, sete. È caldo. E quanto può darci l'estate? Contro di essi i bambini ricorrono ai mezzi più efficaci e tradizionali. Il cocomero e il gelato. Sono armi queste, certo, più economiche dei viaggi al mare e di montagna. Tuttavia, all'iniziare del solleone, la città si spopola. Ed intere famiglie prendono d'assalto piccoli ed affollatissimi treni che, se non portano a Capri o a Cortina, assicurano i tradizionali 2 o 3 giorni di riposo. Partono in molti, ma non tutti. C'è sempre chi rimane ad affrontare le faticose traversate delle piazze affogate nel sole, per poi cercare ristoro in un sonnellino schiacciato all'ombra degli alberi o con una fetta di cocomero fresca e stillante. Qualcuno, persa ormai ogni speranza di mantenere la linea, sudato e boccheggiante, fa ogni tanto un abbondante rifornimento prima di affrontare di nuovo il bruciante riverbero dell'asfalto. Altri invece di fronte alla canicola si perde d'animo e, attirato dall'invitante promessa dell'aria condizionata, preferisce subire il solito film estivo. I ragazzi sono quelli che meglio si adattano a quel senso di improvvisato e di domenicale che hanno i pomeriggi estivi per quelli che rimangono in città. E quasi sempre in gruppi numerosi e vocianti si recano da quel loro grande amico che è il fiume. È un'amicizia questa che i genitori non vedono molto di buon occhio, ma i ragazzi, complice l'abituale siesta paterna, vivono ogni volta nel loro intento e passo felpato e con ogni cautela escono di casa per recarsi alla spiaggia. Il ponte è come una mano amica che il fiume tende alla città immersa nel caldo. All'invito sono in molti a rispondere. E fra questi c'è sempre una Lilì qualsiasi che si reca al fiume non per la tintarella non più di moda, ma per godersi in tutta pace e in un ambiente vagamente esotico l'ennesima puntata del suo fumetto preferito. Giorgio invece non porta con sé giornali a fumetti, ha con sé il pacco dei libri, ma invano il pedante professore di greco lo aspetterà per la solita lezione. Egli è innamorato e va al fiume solo per il sorriso della ragazza che lo sta aspettando e che oggi finalmente andrà in barca con lui. Per il ragionier Bianchi, che ha la moglie e i bambini in campagna, questo sabato pomeriggio è giorno di pesca. Il ragioniere è un uomo metodico e preciso. In ufficio è rinomato per la sua bella calligrafia e tra i frequentatori della spiaggia per la sua costanza di pescatore a prova di bomba. La spiaggia.
un piccolo ritaglio di sabbia, degli alberi, il sole e l'acqua del fiume. Partite a carte con la noia. Occhiate indiscrete. Qualcuno lentamente si inabissa nella sabbia. Giù, in acqua! Ben ti sta, Crumiro! Ed ecco la nostra Lilly, sola con Rossano di Castelfiorito, eroe del fotofumetto Amore, Sangue, Nobiltà. Il fiume guarda e passa, forse sospira. Ragioniere, il suo solito scoglio a destra. I suoi pesciolini stanno aspettando la colazione. Non manca il vitellone Nando, re della spiaggia e campione di nuoto della polisportiva Virtus et Fortitudo. Ed è un pescatore indubbiamente più fortunato del ragionier Bianchi. Proprio vero che non si studia per la scuola, ma per la vita.
venuto. Fatti sotto, Giorgio, e soprattutto ricordati di non balbettare. Mezz'ora che aspetto. Ah, l'amor, l'amor, che meravigliosa sensazione. Beh, per oggi la tua sensazione l'hai avuta. Ma è sempre una piacevole tortura. Ragazzino, ma la donna... Sono solo o son desto? Però... Che bel sogno. Spiaggia d'occasione finché si vuole, ma Bartali e Coppi ci sono sempre. Convinto, ragioniere? È un pesce, è proprio un pesce. Ma cosa fai, sciagurato? Cosa racconterà questa sera il ragioniere agli amici del caffè? Di fiume la sole
d'occasione. Nacque il mio primo amor sotto il tuo cielo, e l'acqua passa e va, ma questo cuore mai più ti scorderà, mai più, mai più. Spiaggia di fiume. Alla salute del ragioniere. Poi, adagio adagio, anche sul fiume e sulla spiaggia scende la sera. Il vitellone ha fatto una nuova conquista. Anche il ragioniere è contento. Nonostante la perdita del pesce pescato con tanta fatica. I ragazzini poi, in memori degli scapaccioni paterni che li attendono a casa, si sono divertiti un mondo. Insomma, tutti hanno vissuto sul piccolo tappeto di sabbia un pezzetto di vita diverso, più dolce e tanto più bello degli altri tratti di vita che ciascuno di noi percorre giorno per giorno. Il lembo di terra lambito dal corso dell'acqua è deserto. Solo gli alberi e i granelli di sabbia stanno attendendo la notte, ma in tutti sono rimaste quelle piccole illusioni, quelle piccole gioie, quelle piccole speranze che solo possono venir coltivate sull'arena sottile della piccola spiaggia d'occasione regalata dal fiume. Ascolta, vestivi la spion. Io vestivi bianco, Marco. Spion non mi porta. Le camere si portano nella borsa tutta insieme. Immagino. Sono arrivati. Uno su mille c'è la maneggeria. Ma qui dentro c'è cascato qualcosa o è un su pezzo? Andiamo là. No, non so. Dai, sono quasi inizio. Qui è un classico del cinema ormai. È un micarba uno che c'ha il giacchetto tutto. Oppure si prende lo sfondo tutto sbonderato. Io faccio sognare con questa giacchetta. Questo giacchetto ormai è arrivato alla fine, due film con questo giacchetto, basta, lo mettiamo. Voilà. Il punto di mezzo è dove è Simone adesso. Motore! Totale chip 2 e azione.
spazio hai. Guarda. E motore, azione. Sta a te. Ma vattene a far culo. Per cortesia. Collicare in aria, io l'ho avuta qui, okay. Qui in aria, eh? un po' di più, quindi per un po' più fiato. Sì, ecco. Immagina di avere nella tua pancia, proprio qui, un armadio le cui ante si stanno spalancando contemporaneamente. Oh, Madonna! Sì. Scena 4, piano sequenza. Piano sequenza uscita. Piano sequenza e basta. Pronto? Giampaolo? Già la faccio da Giampaolo. Giampaolo non è. Sei Giampaolo. Adesso sono Giampaolo. Vabbè, ma non è problema. Una scena, allora fanno colazione. Oh, ma Mick Jagger sta male. Chi è? Io ce la fa un'operazione nella valvola di piano. No, nada! Con te. Sei il mio ratto di micro con cui lavorare, lui, il guido del mondo. Oh, non ci siamo però. Aspetta, ci fa una prova, tanto. Giochiamo una PlayStation, guarda. Si fa la prova? Dai, andiamo, allora, pronti? Vai. Azione! No, è la prova. Aspetta. Azione! Guarda la macchina. Quale? La tua. Ormai non devi mai. Sta questo io. Guardo la macchina. Sulla macchina. Guardo in macchina. Guarda la macchina. Guardo in macchina. I scream, you scream. Ci faccio il prossimo libro. Un vento freddo come le foglie e le speranze. Siamo a livelli veramente allucinosi. Guarda,
vai. Io ci voterei lì, vai. Impressione, il cambio lo porto da una vita, insomma, guarda la telecamera, è un servizio. Però per la telecamera non passo. Dai, tanto è positivo che porto il papà. No, che non ci sono primi piani. Ma Simo, ma lo usi il cappello oppure no? No, so, se ti va bene questo. No. Davvero? Dai, sì, cazzo. Va bene, okay. Mi siete convinti? Dai, io sono soldato. E io? Te sei un'infermiera. Sei una donna, puoi fare solo l'infermiera. No, non ce lo metti da dove? Hai detto una cazzata. Sì, lo so, però l'ho detto apposta. Spade rotanti! Dai, prendi la mia spada! La tua spada! È un cimato? Sono Jack! Io sono Barbarossa! Sì! E allora combatti se hai il coraggio! Si fa il vivo che gioca da solo! Stoppito! Viola! Ma adesso grosso scende di lì! Siamo Viola! Sull'esso! Volo, volo, volo! Le riprese sono finite, eh? Sì, sì. Direi che questa. Ora si va a casa, ci si riposa. E si guarda qualche film a modo. Si ammattito. Si guarda qualche film. No, dico a modo. A modo? A modo. Le serie TV fanno ca. Se faticano solo noi. E ci vedete altro. Beh, che diciamo che se il film è riuscito bene è merito nostro. Quello è sicuro. Se è riuscito male, colpa del regista. Del regista. È così, insomma. Va bene. Sembra aver detto tutto.